tam ta dam. Ehi, hamsters! Anche se sono in vacanza, nessun resort può impedirmi di condividere i meme e i video più divertenti che continuate a inviarmi. Oggi scopriremo come se la passano i nostri amici pelosetti durante le vacanze estive. Pronti? Si parte! Una delle notizie più scottanti è che alcuni amici si siano dimenticati di fare tapping. E questo non è per niente bello. Altrimenti, guarda cosa potrebbe succedere. Ti capisco perfettamente, amico, ma non c'è bisogno di scaldarsi così tanto. Sono sicuro che i nostri soffici amici ti raggiungeranno e ti faranno perdere la testa. Sono così emozionato di vedere crescere la nostra famiglia di criceti. Chissà, forse i tuoi amici sono tra noi e tu non lo sapevi nemmeno. Quindi tieni gli occhi aperti. Potresti anche riuscire a battere tutti i record. Ehe! Alcuni criceti hanno condiviso con noi nuovi modi di fare tapping. Diamo un'occhiata. Oh wow, questo è un life hack. Funziona davvero? Qualcuno l'ha provato? Sembra semplice e geniale. Rispetto a questo tizio, mi sento un novellino per quel video. Fatto! Vero? Ehe! Ma niente paura, va bene essere un novellino. Ecco perché siamo tutti qui, per condividere esperienze e diventare creator del mondo delle criptovalute. E per diventare un perfetto creator, devi allenare il tuo ingegno. Quindi mettiamo alla prova il nostro cervello e risolviamo insieme il primo enigma dell'episodio di oggi. Pronti? Immagina di essere stato rapito. Ti ritrovi in una stanza chiusa a chiave ma senza pavimento e una finestra troppo alta per essere raggiunta. Mentre esplori la stanza, trovi una pala. Fortunato te. Ma come puoi usarla per scappare? Le pareti sono molto profonde. Quindi scavare un tunnel non è un'opzione. Cosa pensi di dover fare per ottenere la tua libertà? Potresti semplicemente scavare una buca e usare la terra accumulata per raggiungere la finestra e arrampicarti fuori. Questo è ciò che chiamo essere intraprendenti. Fantastico! Sono sicuro che ci hai preso. Dopotutto gli Emmys sono noti per risolvere anche le sfide più difficili. Ed ecco un'altra prova di ciò. Wow, a giudicare dalla velocità, c'è di mezzo una tecnologia seria. Penso che questo dispositivo dovrebbe essere brevettato. Cogli l'attimo, fratello. Con tanta intelligenza, il successo è sicuramente nel tuo futuro. Tuttavia, non tutti possono dedicare molto tempo a questo fantastico hobby. Ma anche qui, i nostri pelosetti hanno trovato una soluzione. Wow, ecco cosa chiamo musica per le mie orecchie. Sono sicuro che è così che creerai un capolavoro musicale. Bravo! Il tapping al lavoro è una cosa, ma è molto più divertente organizzare una gara con gli amici. Correre contro il tempo è geniale. Forse è l'unica gara in cui tutti vincono. Possibile solo con i nostri cuccioli. Ogni criceto ha i suoi sogni e un intenso desiderio di fare tapping. Ma non dovremo mai dimenticare la caratteristica principale insita in ogni Fluffy: la voglia di divertirsi. Ora, continuiamo con i nostri intriganti enigmi e le tue brillanti soluzioni. Emma tornò in ufficio e scoprì che qualcuno aveva hackerato il suo computer e cancellato un importante documento. Sapeva che c'erano 3 persone in azienda che la volevano fuori dai giochi. Emma, che amava i romanzi gialli fin dall'infanzia, decise di indagare per conto suo. Una collega, Laura, ha detto che era appena arrivata e non poteva averlo fatto, mostrando un ombrello bagnato. Un altro collega, Thomas, ha affermato di essere andato a prendere un caffè e di essere appena tornato. La terza sospettata, Lisa, ha detto che era stata a un incontro con un cliente in un bar e quindi non poteva aver hackerato il computer. Chi pensi stia mentendo? Beh, ovviamente la colpa è di Lisa. Notate i piedi dei sospettati. I primi 2 lasciano tracce bagnate, a dimostrazione del fatto che sono stati fuori di recente. Questo enigma sembrava più impegnativo, ma ecco un'altra domanda difficile per te. Cosa è meglio, la tua bambola preferita o un peluche? Certo, entrambi. Ben fatto, piccolino. Un bimbo così piccolo e che sta già con noi. Dopotutto, più piccolo è il criceto, più è carino, giusto? Tuttavia, essere un criceto solitario non significa che non si possano ottenere gli stessi risultati. Wow, questo Fluffy pensa davvero in grande. Comunque, è meglio non esagerare e giocare pulito, o potresti perderti l'airdrop. Non dimenticare di restituire i telefoni ai tuoi amici Fluffy.
Il periodo delle vacanze è fatto per passeggiate e divertimento, quindi è importante avere un bell'aspetto e prendersi cura della pelliccia. Che agilità! Dopo un taglio del genere hai un aspetto fantastico e il pelo è felice! Una visita perfetta dal parrucchiere! E se decidete di andare in vacanza, ricordate che viaggiare con i pelosetti è sempre più divertente! La cosa principale è ricordarsi la sicurezza e non distrarsi dalla strada, amici! Stai andando alla grande con i nostri rompicapi, quindi continuiamo con il successo! Porta al massimo le tue capacità di deduzione, perché ecco la sfida finale dell'episodio di oggi! Una mattina nevosa, un agente di polizia locale stava pattugliando la sua zona. Incontrò una giovane donna che trasportava due grandi borse. L'agente si presentò e chiese cosa contenessero le borse. La donna rispose che aveva rotto con il suo fidanzato e che stava portando via le sue cose da casa sua. Tuttavia, l'agente si rese conto che la donna era in realtà una ladra. Come pensi che l'abbia capito? Certo, guarda un po', le tracce sulla neve mostravano che la donna era uscita da una finestra. Qualcuno che non ha niente da nascondere probabilmente non farebbe una cosa del genere, giusto? Wow, che idea brillante! Questo poliziotto è intelligente quanto i nostri pelosetti. Almeno ora sai perché le gabbie dei criceti non hanno finestre. Nel nostro ultimo indovinello, la neve ci ha aiutato a trovare la risposta giusta, ma ora il sole estivo splende su di noi. È tempo di un po' di divertimento all'aria aperta. Penso che sappiamo tutti dove sta correndo il nostro amico. Ma non inciampare! I pelosetti devono badare a se stessi! Durante la passeggiata, non dimenticare di fermarti al negozio per prendere qualcosa da bere e da mangiare, perché ogni criceto ha bisogno di rimanere energico! E chissà, potresti incontrare qualcuno che ti è molto familiare! Non saprei resistere neanche io! Basta guardare quegli occhi! Implorano di essere accarezzati! I nostri amici pelosi non si trovano solo nei negozi, ma anche a casa, e sappiamo tutti cosa fare! Tutti sanno che il mondo delle criptovalute è un posto affascinante! Lì può succedere di tutto, ed ecco un esempio perfetto! Congratulazioni, amici! Le tariffe salgono e scendono costantemente, come sulle montagne russe! Ma ricordate, proprio come sulle giostre, non sono le cadute e le salite che contano di più, è il divertimento! E ora, vediamo come si accumulano le monete nella vita reale! Sapevo che non sarebbe potuto accadere senza il coinvolgimento di un Fluffy! Ben fatto, amico! Guarda quanti ne hai già risparmiati! Bene amici, spero che vi siate divertiti un mondo con noi oggi. Ricordate solo che anche i nostri pelosetti hanno bisogno di riposare e ricaricarsi. Non dimenticate il Daily Task, il cifrario e la combo. Condividete questo video con gli amici. Continuate a fare tapping con quei muscoli. E naturalmente divertitevi il più possibile. Ci vediamo nel prossimo episodio. Grazie per i vostri fantastici video, hamster. Mi fanno davvero ridere. E ricordate, hamsters are power. Uno per tutti e tutti per uno.